vorrei dare soltanto dei cenni sulla persona e sulla poetessa Malak. Malak l'ho conosciuta in Spagna e poi a Roma, quindi è nata in Siria, ha vissuto in Siria durante tutta l'infanzia e vive attualmente a Londra come esule. Lei ha una grande sofferenza naturalmente per il suo paese, soprattutto per i bambini siriani, gli orfani siriani. Va in giro per il mondo a raccontare, a cercare di focalizzare, di tirare l'attenzione sul problema della Siria, che è grandissimo, tutti quanti noi lo conosciamo, i potenti del mondo sanno cosa sta accadendo, però tutti si rimane in silenzio. Io dico spesso blind and deaf, ciechi e sordi di fronte a questi problemi enormi. Comunque l'intervista la condurrà il nostro giornalista. Buonasera. And first time I have to thank al presidente Saverio Sinipoli. Thank a great lady and a great poet, Maria Miraglia, director of association Pablo Neruda. Thank al maestro Pino Forezzo. Thank you very much for coming to give us love and support. Thank you very much. Ringraziato naturalmente perché siete tutti qui così numerosi, perché naturalmente questo dà sostegno alle sue idee e a quello che lei va facendo. Buonasera, allora cominciamo. Malak, ci racconti soprattutto del tuo luogo di nascita, dove sei nata, come hai trascorso la tua infanzia, where were you born and how you lived your childhood? I born in Syria, Latakia. My mother is from Syria, my father is Turkish. And what I remember from my country, it was very nice country. We have peaceful and everything, and culture, and it is like what you live. You here today and before, our life, it was so good life, really. Sono figlia di una madre siriana, di un padre turco. Prima che nascessi mia madre perse un bimbo maschio. È risaputo che ogni padre desidera avere un figlio maschio che porti avanti il suo cognome. Io sono stata educata alla lettura di classici. E così ho cominciato presto a chiedermi perché gli uomini potevano godere di maggiori diritti rispetto alle donne. Allora, a questo punto io ti chiedo, qual è stata la tua reazione a questo? What was your reaction to this? When I leave my country, just I to tell my father I am like a son, because in my family, my father, he didn't have a son, all daughter. Then he think maybe he cannot have some help for his children. Then I leave it my country to work, to study, and to just to tell my father, I'm here. I can help you, I can be with you all time, what you want. Dopo la scuola ho cominciato a lavorare presso il sindacato delle donne, che mi ha permesso di avere un lavoro temporaneo. Da allora ho cominciato a sognare di lasciare il mio paese, perché volevo dimostrare a mio padre, un uomo degno di stima e di rispetto, che una figlia può studiare, lavorare e agire come un uomo, hai detto. C'era libertà prima nel tuo paese? Was there liberty in your country? When I was there, yes, we have liberty.
we have a very good life, and the woman can be be work, can be a study, can she can have everything, but when they change the government, when they come to family of the president of Assad, then everything is changing. You can leave, but you cannot say anything about anything. Even you cannot to critique if the bread, if it is good or if it is not good. Dipendeva dal livello delle famiglie, dal loro usi e costumi. In vero alcune cose erano ed ancora sono dei tabù, come l'essere madri single, l'omosessualità, i matrimoni fra persone appartenenti a religioni diverse. Una cosa era assolutamente proibita: parlare male del presidente o dei membri della sua famiglia. Nella Siria ci sono sempre stati musulmani, ebrei, cristiani, diversi rami dell'Islam, ma non abbiamo mai avuto problemi. Dunque, quali sono le cause che hanno determinato questo grande conflitto che dura ormai da molti, da troppi anni? What were the causes that determined the conflict? When they start the spring, Arabic spring, and start in Tunis and after in Egypt, then Syrian people, we feel so happy, because something it will be changing. But we don't think about demonstration, we don't think about anything. Just the children in the school, they wrote in the wall and in the street, liberty, liberty, democracy, just that, nothing more. Then, day after, they intelligence secret, they take the children, seven children from the school, and they take the nails out, and after the family and the all professor in the school, they go out in the street in demonstration to ask, please, you have a president to castigar, to punish the this person. Then, but the president, 2 months he don't say anything. We don't know if he is alive or not. He don't say anything. After the people in all cities, they start to go to street, to ask for liberty, to ask for democracy, to ask for justice. Sintetizziamo. Quando è cominciata la primavera araba, i giovani delle città posero sulle mura delle città scritte contro il presidente, per questo furono torturati e a loro vennero strappate anche le unghie delle mani. Cominciarono manifestazioni nelle quali molti civili furono uccisi. Allora, cosa fanno ora i paesi stranieri per aiutare la Siria, se è vero che l'aiutano? What are your foreign countries doing to help Syria? What do you have to do to help Syria? I don't know what can I do to help Syria, because if we have power, the stranger power? Just I want to tell you, now Syria, we have, sorry, I have to say who we have in Syria today. We have in with the president, the Russian government, and all, where is the government Syria? The Russian government, they are there. We have the American from Furat to all after to north to yes.
north and east, the American government, and we have an even the Iranian government with the president. And we have so many groups, terrorist groups. We don't know what, I don't know how, what I can do with all that. That just what I do for Syria. It's all of you. Ask all of people in all the world to fight the war. We cannot fight the war with other war. We cannot fight the arm or the bomb with other bomb. We have to be together to fight, but for peace, for with love, with against. È un paese molto conteso dalle superpotenze, i paesi stranieri ne approfittano per ampliare il conflitto piuttosto che spegnerlo e aiutare la popolazione. La Siria, tra l'altro, possiede gas, petrolio, cotone, grano, altre risorse, come tutti sappiamo, e quindi è chiaro che è una vittima potenziale sul piano economico più che sul piano... Tu parli addirittura di apocalisse, perché? You speak of the apocalypse. Why? Apocalypse because in sense, because the children, the apocalypse it's mean we killed the children, all children. If we killed all children, then we cannot have a future, because our future, it is in our children. If we killed our children, we cannot have future. Then that is the reason we have to care for them. We have to find for them the best life, the peace of life. For the 1 million of Syrian children without family, without sky, without house, without love, without education, without anything, not, then we cannot ask them after, what you want to do when you will be young. And from these children, they are front of the big commerce today, big commerce, organic human commerce. It is, we have our children in this way. I giovani, i bambini sono le vittime maggiori in questo, in questa fase. Ci sono oggi 12 milioni di rifugiati, 1 milione di orfani, 70.000 morti. È un paese che rischia di non avere futuro, così è detto. Ma tu cosa fai per i bambini, per la Siria, per i bambini siriani? What do you do for Syria and the Syrian children? What I do? I ask my friend to fight with me. I ask all people like you, nice people, lovely people, who fight for the peace, for love, for a better future, to work all together for not only Syrian children, for our children, for all children in the world. Alone I can do anything. Just with you, yes, we can do so many things. Thank you. Vado
vado in giro per il mondo dove persone dotate di sensibilità e cultura, come in questo caso a Taranto il premio Pablo Neruda, mi aiutano ad organizzare eventi nei quali ho l'opportunità di attirare l'attenzione sulle condizioni del mio paese, in particolar modo sulla triste e orrenda condizione degli orfani, dei bambini. Molte organizzazioni li accolgono per fare di loro dei pezzi di ricambio umani, per persone ricche che hanno bisogno di nuovi cuori, fegati, corne. E quando penso a questo, penso anche a collegare la mia missione al mio sogno, alle parole di Pablo Neruda. Grazie.